Giochiamo. Allora, questa sera riprendo Tartaruga Ninja 4, ma stavolta lo voglio giocare utilizzando il cosiddetto Glass Cannon del gruppo, cioè Raffaello. Che vuol dire Glass Cannon? Sono quei personaggi che sono fortissimi in attacco, ma sono orribili in difesa. E in questo tipo di gioco si traduce con la resistenza ai colpi. Raffaello è esattamente questo, potentissimo negli attacchi, velocissimo nel muoversi, però come viene toccato. Quindi vorrei imparare un pochettino a utilizzarlo perché è comunque un personaggio divertente. Frustrante ovviamente quando si prendono molte palate, però proviamo. Let's go! Questa volta ho selezionato la colorazione tipo fumetto, infatti le tartarughe ninja hanno gli occhi bianchi in questa. Esattamente come negli albi, dove non avevano le pupille. E se vi ricordate anche i giocattoli erano così, perché i primi erano basati sul più sul fumetto che non sui cartoni. Anche se poi la colorazione delle bende delle varie tartarughe ninja è derivata più dal cartone animato che non dal fumetto stesso, dove inizialmente avevano tutti quanti la bandana rossa. Ora rimproponibili perché ho detto, ma un po' di tempo ce l'ho, che faccio? Mi faccio una partita, ho detto perché non in diretta? Così, tutto qua. Buonasera Sprayox, è tu che ci fai in un orario improponibile a guardarmi. Come stai? Wow. Sto testando la tartaruga più difficile da usare, ma anche la più divertente quando ci si riesce. E Raffaello è il più potente nei colpi, il più veloce a muoversi. Oddio, dipende dai colpi, in realtà quelli in corsa sono i più potenti, se no le percussioni classiche credo che sia Michelangelo. Quindi dei colpi in corsa più potenti ed è il più veloce a muoversi, però è anche il meno resistente ai colpi, infatti contro alcuni boss praticamente perdi tutta l'energia con un solo colpo. Eh no, scusa, allora io faccio una cosa, faccio qualche livello, poi tu fai partire Batman e io ti seguo per Batman. Ci stai? Oh mio Dio, la palata che mi ha tirato questa. Attenzione, boss, boss, boss. Boss fight, boss fight. Lisciato. Lisciato ancora, non è vero. Ah, invece sì. Raffaello Glass Cannon, esattamente. Crepa con due colpi praticamente. Vediamo se scende. Oh mio Dio, sto per morire. Meglio se prendo la pizza. Scusi, può scendere? Così la massacro. Ok. Cosa non si fa per compagnia? No, però io l'avevo provato Fortnite da dei miei cugini. È divertente comunque, un bello sparatutto. Si gioca molto bene. Maestro, ma ti ho salutato. O segui, maestro, scusa, ho solamente seguito il tuo commento. No, visto che l'altra volta che stavamo giocando insieme si moriva tanto con Raffaello, vorrei provare a impararlo. Ah, ok. Però poi quando porti Batman io ti seguo molto volentieri perché i titoli del Cavaliere Oscuro li adoro. Anche quelli brutti. Per un attimo ho pensato di riferirsi a Batman. Sì, ha la grafica un po' alla Pixar, è vero. Io non sono riuscito a costruire, cioè non ho capito come si faceva, me l'avevano spiegato, ma sono andato avanti sparando. Però è veloce, insomma, risponde bene ai comandi. Capisco perché piace così tanto. Sì, è quella versione. Ottima, la devi provare assolutamente.
Così si gioca un po' più sullo stile di quella Mega Drive. Ah, matchmaking più equilibrato. Bene, bene, bene. Ah, quindi tu sei andato per Spider-Man, eh sì. Fregano pure me in questi modi. Ci mettono quel personaggio, quel costume che... Penso ce ne fosse un altro. Ups. Metto che muovo saldo, guardate. Non sbaglio, clamorosamente. A posto. Queste cose si possono fare con Raffaello, che veramente è un distruttore. Il problema è che ti guardano male e muori. Ma sbaglio, per un periodo c'era stato tipo un potenziamento in Fortnite dove diventavi Thanos. O forse me lo sono sognato. Una cosa del genere, che diventavi Thanos. O era una mod, non lo so. Però ho visto dei filmati dove c'era gente che giocava, trovava il guanto dell'infinito, tipo. E poi tutti quanti, no, c'è Thanos, scappate, scappate, perché ammazzava tutto. Ah, Infinity War, ecco. Ma era proprio OP, immagino. Roba tristissima. E come mai? Ah, che cazzotto. Qua, genio. Quindi proprio non ti è andata bene. Versione Mega Drive ci sono questi nemici, però è in un punto dove tu tocchi tranquillamente, cioè cammini sulle acque, non per fare paragoni, però è questo. Ah, ok. Eh sì, c'è questa cosa quando c'è l'arma overpower, io mi ricordo che giocavamo. Cos'era? Duke Nukem Land of Bay? No, Duke Nukem Time to Kill. Tutti quanti facevamo. Ah, sostanzialmente. Peccatissimo. Mamma mia, sono già morto con due colpi praticamente. Cioè, ho sbagliato l'attacco contro questo qua e mi ha già distrutto. Perfetto. Questo qua di solito è l'unico boss con cui mi riesce la tecnica, invece stavolta niente. La musica è stupenda, stupenda davvero. E dicevo a Duke Nukem facevamo, c'erano alcune mappe dove c'era il BFG e se c'era quello ci buttavamo lì direttamente. Perché non da uno SNES? Sì. Sì, tecnicamente è fantastico questo gioco. Sono nell'opzione, l'avevo trovato. Non mi ricordo se con il livello di difficoltà te lo aumenta. Lo so. Avevo le opzioni salvate, poi... E spero sia il massimo, perché Raffaello muore veramente se la non usano, poi... Ah. Ok. Ah!
Meglio. Dunque, qua devo stare calmo, calmo, perché dopo ci sono. Qua lo devo usare. Ci sono quelle armate. Sì. Poi è bello che è potentissima quella mossa, ma non ti toglie energia. Che errore che ho fatto per una seconda su. Non mi ricordavo che saltavano così. Ok, grande. La super mossa. E poi nella configurazione Super Nintendo ti puoi mettere la super mossa su un tasto. Quindi tu corri e premi direttamente quello, esce sempre. Cioè, praticamente io due vite l'ho persa perché mi sono distratto due volte. Fantastico. Certified ascensore moment. Ok, benino, tutta l'energia. Forse non muoio. No, è proprio. Non puoi avere un momento di distrazione che crepi. Non lo trovo. Ah. Ok. Comunque è bello questo livello del tecnodromo che hanno aggiunto nella versione Super Nintendo. Il boss più tremendo del gioco. Esatto. Lo diceva anche Piero Angela che c'era. Lo ricordo distintamente in una puntata dei Quark. Stare attenti agli stalattiti qua che fanno malissimo. Specialmente a Raffaello. Warrior sono tremendi. Ah, almeno li ho chiusi. Hai ragione, Sfreyux. Perché?
Queste uova sono una bomba. Che fortuna, le ho bloccate tutte e due le volte. Fortunissime proprio. Ho rischiato inutilmente perché lo devo colpire. Calmiamoci. Bello di questa mossa, questa presa qui, è che tu sei invincibile mentre la fai, però Raffaello è così forte che li distrugge subito, quindi li fa rimbalzare poco, diciamo. Un paio di volte, basta. Tranne questo, ovviamente, quando lo dico. Quanto ho rischiato. Quella cavallo è bellissima. Perché sono tutti segnati tranne l'ultimo che viene esattamente dove ti trovi tu. Peccato, quella era buona contro il boss, però. Sto crepando. Uff. È un vero teppista, sai? Grazie. Come stai, Robby? Grande. Sono stato fortunatissimo contro i soldati di pietra, che sono tremendi. Il grande Robby! Sacrato. E se lo merita, che di solito mi affetta. L'elefantino si è mosso. Che dicendo? No, mi sono perso, di che state parlando? Ah, ok, tutto chiaro. Il pagliaccio è Solvator. Ah sì, quell'elefantino! Sì, è fantastico. No, mi stanno accerchiando. E devo pure salire, ma che ci penso. Non devo stare qua sotto. Perché se vado nella parte di sotto, e mi beccavano le palle di cannone, avrebbero colpito. Adesso questo pericolo non c'è più. Ma in tutto ho sbagliato. No, vabbè, buono, tanto qua non ci arrivavo. Sto per crepare, non c'era una pizza da queste parti? Sì, più avanti. La devo prendere, peccato. Questi gialli sono i più tremendi dei Foot Soldier, perché hanno quest'arma che è tipo boomerang, però hanno anche un vantaggio, appena ti avvicini ti tirano un calcio, quindi, e si muovono più velocemente gli altri. Buono.
Boomerang che manca un frisbee, è pure verde, quindi probabilmente fa bene. Questo scontro è con loro due che fanno a tag, quindi ne entra uno alla volta. Poi vabbè fanno anche gli attacchi combinati, però basta sconfiggerne uno solo tra Rocksteady e Bebop e si mettono a litigare, sì, ma sono KO. Quindi puoi concentrarti su uno solo dei due e passi. Ciao Gianni. Ma non mi prendere per il culo perché avete il frisbee. Vabbè, sono fotonico a quel maledetto Windjammers, ma pure l'originale era proprio una schiappa terribile. Il duo ho semplicemente fatto una figura ancora peggiore. Però mi sono divertito. Sperai che si è fatto un torneo clamoroso. Robby pure è bravissimo. Invece il maestro se l'è fatta addosso, Windjammers. Spectre, what's up? Ciao. Benvenuto. Ah, nice to hear. I'm chilling too. Just playing a little bit of Turtles in Time before going to bed. Whoa! I'm playing with Raphael, as is the glass cannon of the group. Just distract one moment and I'm done. Male, ma è sempre sbagliato Gianni inarrivabile. Secondo me è sempre sbagliato non partecipare a un torneo pensando non sono bravo a quel gioco. A parte che io mi sono divertito forse ancora di più nei tornei dove ho improvvisato. E poi insomma, lo spirito di partecipare, lo so che maestro è abituato a vincere, quindi però non possiamo fare sempre picchiaduro. Cioè possiamo anche farlo, però forse forse alieniamo qualcuno. Che mi è successo? Ah, ero troppo vicino all'esplosione. Non so perché ero convinto che non mi sarei fatto male. Non fate gli italiani, come diceva qualcuno. Il torneo di calcetto è bellissimo. Fantastico. Oh yeah. Wow. Ok. Allora, lui si batteva. Così, sicuro. Potevo aspettare che ritornasse sul centro e colpire lui nuovo. Nice. Mi hanno proposto una leva Sor 3. Ma quella nostra? O dove? Dove? Dove te l'hanno proposta? Yeah, a little red is like this. A little bit with knives and lobsters. Knives and lobsters. Ora non mi ricordo come si batte Krang qua. Un problema terribile con Krang in perché non mi ricordo come si muove, siccome lo puoi colpire solo in alcuni momenti, poi ci sono due scontri con Krang e la miseria.
guardate quante energie che ho perso. Non è che c'è una pizza dopo. Linkacelo quando fai questa diretta che ti seguiamo. Sword 3 poi, bellissimo. Porteremo anche io e il maestro, quindi. Se abbiamo portato i primi due. Dobbiamo fare il terzo e poi ci organizzeremo per il quarto. Per il quarto va fatto in quattro. Vedi Krang. Calci volanti bisogna farlo. Mi ricordo un altro. Qui. He's on fire! Cazzo, mi sono cagato addosso. Ero concentrato. Krang is flexing right. Mannaggia, me lo sono fatto addosso, Robby. No. No, ho sentito l'aller. Mi sono proprio... Robby, buonanotte, grazie per essere passato. Un abbraccio e ricordati di linkarlo quando vai a giocare, eh? Che ti seguiamo e facciamo il tifo. Amici, giornata lunga a domani, va bene, va bene. Ciao Robby, ciao, ciao, ciao. Ah, maestro, pure a te. Sì, perché sono molto più alti del... del volume, mamma mia. Poi ho messo questi piccoli che ho detto vabbè così non mi infarto, invece no, non sono uguali. Come ho fatto? Oh. Bang 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 bang. Questa è fatta con è la voce di Deadpool in Marvel vs Capcom 3. Aveva appunto una mossa dove sparava con la pistola e faceva bang bang bang. È bellissimo che poi se fai l'attacco quello che alza in aria l'avversario tira un uppercut e grida Shoryuken. Che lo diceva anche nel fumetto. E anzi pure nel videogioco che era uscito nel 2013 credo. C'era una... He's on fire! E c'era una parte dove tiravo un uppercut a un nemico, mi verrà alla fine il boss del primo livello. E diceva proprio Shoryuken! Oddio. Ah, ma io mi sto scordando che posso fare questa. Ora mi sono ricordato. Vabbè. Questa è ottima. Vabbè, ora ho preso un calcio ma perché sono stupido. Ecco qua, gelato.
Allora, vediamo se riesco a prenderla. Ok. Uè. Però bisogna dire che si possono fare dei Rock'em. Si possono fare delle bellissime schivate con Raffaello perché è velocissimo. Davvero. Oh my god. Ok. Ah sì, anche lei lo dice, bellissimo, non sapevo. Infatti non ricordavo che c'era il disgraziato. Ce ne sono ancora? Mi pare di sì. Li temo molto questi, perché ti chiudono e ti fanno un paliatone terribile. Però quando lanciano le bombe puoi farti seguire dai nemici così ci finiscono loro nell'esplosione. Da qua diventerà un pochettino complicato. È andata bene. Ah, sul remake, certo. D'accordissimo. Allora lo facciamo prima del 4, direi. No? Lo sapevo, lo dovevo prendere, mannaggia a me. Qui questa è una mossa non tanto forte, però su Raffaello ho usato un fesso. L'ho presa pure a vuoto, buono. Buono però. È stato veloce. Due cicli, tre cicli. E dai, facciamo il Soul Remake allora prima. Facciamo Soul Remake si poteva giocare in 3 o mi ricordo male? Vabbè, ci pensiamo. Ci pensiamo. L'ha fatto, l'ha fatto. E adesso una vita in più mi tornava utile perché ero una bestia. Ci organizziamo. Andiamo per aprile. Quello del ritmo, come fa? Buona, ragazzi, è andata benissimo. Senza neanche, cioè, un solo con credito. Bellissimo. Shell shocked. Oh! When they lose a life. Ci vediamo alla sequenza finale e chiudiamo questa sera. Let's see the ending sequence and then we're done for tonight. This song is called Turtle Power. It was played during the live concerts of the Ninja Turtles. Stay
questa canzone si chiama Turtle Power e veniva suonata nei concerti dal vivo della Tartaruga Ninja, perché noi non ce lo ricordiamo, però c'era anche questo. C'era un concerto musicale con protagonisti della Tartaruga Ninja e questo era uno dei pezzi, diciamo, più... Coming out of the shells, exactly, Spectre. Right. Se lo ricorda bene Spectre, Coming Out of the Shells era il concerto, il live concert. Bellissimo, vedi tutti questi qua, vestiti da Tartaruga Ninja, che a loro volta erano vestiti da rocker, e facevano il concerto. Nice beat, by the way. I agree, Spectre. I agree. Totally. As for you, grazie. È andata molto bene. Molto bene, non pensavo di fare con un solo credito, eh. Pensavo di ne avrei utilizzati 3 o 4 se fossi riuscito a finire. Invece è veramente potente Raffaello. L'unica cosa, come avete visto, basta che lo sfiorino e è finita. Bisogna avere un livello dell'attenzione, però contro il boss ad esempio è devastante. È devastante e viene devastato perché con pochi colpi perde anche 3/4 di barra. Sono gli occhi di fuori. Warrior. Il remake di cosa? Ah sì, non credo ci sia. Non credo ci sia, però io ce l'ho, quindi. Se stiamo parlando di solo remake, se stiamo parlando d'altro mi sono perso. Ah, quello... No, ancora no, ancora no. Tu dici quello della Dotemu. Però non è uscito. Credo era previsto, se non sbaglio, in primavera. Raiden from MK, yes. Sì, pure io lo prenderò subito. Anche perché Sor 4 è stato fantastico. Streets of Rage 4 è stato bellissimo. Tra i personaggi utilizzabili, ovviamente, io mi aspetto Casey Jones, che verranno già. Non avrebbe senso non averlo. A meno che non pianifichino di farlo con un DLC. Bello. Qua c'è un disegno invece che ricorda il... Ciao Fabrizio! Ciao! Buonasera, parlo piano che è quanto tardi. Questo disegno ricorda invece il fumetto. April Splinter, sì, sono stati presenti. April non me l'aspettavo. Splinter sì, però mi aspetto che sia Jones. Me l'aspetto. Lo voglio, lo pretendo. Ragazzi, grazie a tutti per la compagnia, mi ha fatto un grandissimo piacere e mi avete portato fortuna perché non con un credito solo non
ero sicuro di non riuscirci. Mi aspetto Gianni. Sì, a questo punto ci vuole Casey, assolutamente. Che dite, facciamo un raid? Chi possiamo raidare? Suggerite, suggerite.